Amici telespettatori di Monaco Style TV, un buon pomeriggio da Axel Paderni, un bentornati nella bellissima cornice dello stadio Louis II per la finale del Challenge Prince Ranieri III, lo ricordiamo, organizzazione del Principato di Monaco che organizza le attività per le formazioni di Enterprise del Principato di Monaco. Diamo subito la lettura delle formazioni partendo dalla Vinci Construction che schiera il numero 14 Almeida Ferreira Agostino, 16 Brautin Leo, 1 da Silva Machado Bruno, 4 De Freita Mendes George, 15 Esteves Ferreira Manuel, 13 Fernandez Costa Victor, 2 Fossoli Tribo, 14 Gomez Maya Marcello, 7 Gianatti Salim, 10 Macedo da Silva Hugo, 21 Marquez Rodriguez Adriano, 6 Moya Ivan, 3 Souza Cardoso Rafael, 11 Zinou Valid, allenatore il signor Gomez Marcello José. Intanto, come annunciato, viene fatto anche un minuto di applausi per la persona di Albert Crosi, che è stato per tanti anni il segretario del Challenge Prince Ranieri III, che purtroppo è deceduto. Intanto direi a questo punto di passare all'altra formazione, Mi Monaco, che schiera col numero 20 Botaleb Sami, 9 Cardoso Machado Bruno, 18 Correia da Fonseca Jonathan, 7 da Costa Leite Joseph Eduardo, 5 da Silva Antunes Felipe, 14 De Almeida Charles, 6 Drago Clement, 11 Duarte Marquez Manuel, 3 Lianati Sofian, 8 Lemos Duarte Joao, 2 Lima Miranda André, 16 Marquez da Silva Arthur, 10 Pinto Ferreira Leandro. Intanto l'inno nazionale del Principato di Monaco. Continuiamo con le formazioni, dicevo 8 Lemos Duarte Joao, 2 Lima Miranda André, 16 Marquez da Silva Arthur, 10 Pinto Ferreira Leandro, 11 Ribeiro Pimentel Joao, 7 Serrano Serra Ugo. Allenatore signor Almeida Charles. Dirigeranno questo incontro il signor Silverter Braz Venter, assistito dal signor Renald Charles e il signor Castro Florio Claude, quarto uomo il signor Diogo Yana. Quindi come vedete ci sono le squadre schierate qui sul terreno dello stadio.
in campo. Abbiamo foto diritto anche per gli arbitri, come potete ben vedere. Intanto anche prego la regia di inquadrarlo, chiaramente è sceso anche sul terreno di gioco Alberto II di Monaco, che sì, è il presidente del Challenge, il messier Christian Michelis. Intanto vediamo il principe Alberto di Monaco che si complimenta e fa un in bocca al lupo in maniera del tutto sportiva alla e anche una foto diritto con gli arbitri di questa manifestazione. Lo ricordiamo, dirigerà il signor Vander Brass, peraltro anche un arbitro internazionale di calcio da sala, e lo ricordiamo anche come assistente, uno degli assistenti, anzi un arbitro oramai storico da oltre 30 anni, il signor Castro Florio, che come dicevo sono oltre 30 anni che dirige le gare. Intanto Alberto Monaco vediamo che si porta a centrocampo e vediamo che darà un calcio d'inizio simbolico. Ovviamente il principe ci tiene sempre ad essere personalmente presente in queste occasioni, un grandissimo sportivo. Quindi viene salutato sportivamente anche da tutti. E ed è arrivato anche questo calcio d'inizio, davvero sempre molto gentile, e lo ribadisco, oltre che essere il principe di Monaco, è un vero sportivo che ha anche praticato numerose discipline sport, che comunque, e lo ricordiamo, è anche il presidente del Comitato Olimpico Monegasco in carica. Tanto vediamo che le squadre a questo punto si possono schierare definitivamente per questo inizio di partita. Pubblico, seppur non sta giocando l'AS Monaco, comunque è abbastanza buono, ci saranno almeno un 500 persone ridendo e scherzando, che comunque per essere una partita, comunque non è, per non essere una partita della AS Monaco, è comunque una buona cornice di pubblico, quindi questo fa anche vedere quanto è importante questa partita, ma soprattutto quanto è importante il Challenge Prince Ranieri terzo. Lo ricordiamo, questa è la finale del Challenge 2022-2023, un campionato che è iniziato a fine settembre dello scorso anno e che ha visto la partecipazione di ben 24 formazioni che hanno disputato le partite eliminatorie sui campi di gioco dello stadio Didier Deschamps di Cap d'Ail e anche del campo del Moneghetti. Quindi vediamo che è tutto pronto e a questo punto batterà la formazione della Vinci Construction. Vediamo che è tutto pronto e finalmente si parte. Ancora in possesso subito la Vinci Construction, controlla Gianati. Ancora indietro per Machado. Parte il giro palla, Mota. Vediamo che allarga sulla fascia destra. Ancora giro palla, sempre Zinun. Ancora allarga per Gianati. Vediamo, parte sulla tre quarti buona la difesa della formazione della Mi Monaco. Monaco Investments. Quindi ancora allarga sempre Vinci con il numero 2 Fossali. Ottimo l'anticipo della difesa da parte della Mi Monaco con Lemos Duarte. Ancora sempre ottima la chiusura della difesa, quindi opta per una ripartenza da parte dell'estremo difensore da Silva Machado Bruno.
Sempre possesso palla per Vinci Construction con il numero 4, De Freitas Mendes. Ancora fase ovviamente di studio, come potete ben vedere qui sul terreno di gioco dello stadio Les Deux. Tanto ottimo appoggio da parte di Arcas Marin. Vediamo che scocca il tiro, ancora sempre in fase pericolosa la Vinci Construction. Tentativo di cross da parte di Fossoli, ottima la chiusura da parte del difensore della Mi Monaco, Lima Miranda. Quindi vedremo subito questo primo corner da parte della formazione della Vinci Construction. Tanto pallone che taglia totalmente tutta l'area della formazione della Mi Monaco. Vediamo che il controllo da parte di Zinou, pallone al centro ancora molto pericoloso, ancora sempre pallone che viene ricontrollato da parte della Vinci Construction. Riparte il possesso con De Freitas, ancora sempre controlla ancora Motta, Yves. Tanto buono l'anticipo da parte di De Almeida Charles, quindi sempre una rimessa laterale da parte della formazione della Vinci Construction, che in questi primi due minuti e mezzo di partita ha comunque avuto la maggior parte del possesso palla. Però ribadiamo, siamo ancora all'inizio di questa gara, una gara direi ancora estremamente lunga qui sul bellissimo terreno di gioco dello stadio Les Deux di Monaco. Ancora possesso da parte di Mi Monaco, ancora controlla Pinto Ferreira, controlla il pallone ancora Correa da Fonseca, ancora possesso palla da parte della formazione in maglia celeste della Monaco Investments. Tanto ancora il controllo da parte di Giannati, ancora avanza la manovra della formazione in maglia celeste. Sempre scambio, ancora tentativo di raddoppio, sempre il controllo da parte della formazione in maglia celeste, lancio lungo in diagonale per il numero 2 Lima Miranda, pallone pericolosissimo, ottimo l'intervento da parte dell'estremo difensore da Silva Machado, prima occasione di questa partita decisamente pericolosa ma per la formazione della Mi Monaco. Tanto un fischio arbitrale, quindi ripartiamo con un possesso da parte della formazione in maglia celeste, quindi c'è un giocatore a terra, lo ricordiamo il numero 10 Pinto Ferreira Leandro, quindi vediamo che riprendiamo con una punizione che verrà battuta da parte della Mi Monaco con il numero 18 Correa da Fonseca. Tanto ottimo, bellissima la triangolazione, diamo la chiusura. Ancora tenta di allontanare il pallone, sempre Lima Miranda. Situazione che si è un attimo invertita, ovviamente ribadiamo, erano le prime battute, quindi è chiaro che la partita non si poteva ancora giudicare, però vediamo che la formazione della Mi Monaco si è decisamente risvegliata e comunque sta mantenendo il possesso della sfera di gioco. Ancora avanza la manovra in maglia celeste, sempre Mi Monaco. Giannati, fanno girare il pallone, intanto ottima la chiusura della difesa della Vinci Construction con Giannati Salim, quindi vediamo che riprendiamo con un possesso per la formazione in maglia nera. Tanto pallone a campanile, ottima la chiusura da parte di Da Silva Antunes Luis Felipe, quindi riprendiamo con una rimessa laterale a favore della formazione in maglia nera della Vinci Construction. Lo ribadiamo, una bellissima cornice, quello dello stadio Les Deux, peraltro la casa dell'AS Monaco qui nel quartiere di Fontvieux nel Principato di Monaco. Tanto bellissimo il controllo da parte di Marques Rodriguez, che subisce un intervento falloso e quindi riprende subito con una punizione da parte della Vinci Construction. Ancora controlla De Freitas Mendes, sempre scarico per Motta. Ancora pallone intercettato da parte della Mi Monaco, non aggancia al meglio il pallone Pinto Ferreira.
Quindi ancora il possesso palla da parte della formazione in maglia nera della Vinci Construction. Diciamo che squadre che finora si stanno abbastanza equivalendo, quindi secondo me le maglie difensive delle due squadre non si sono ancora aperte, anche se abbiamo visto che la formazione della Mi Monaco è quella che ha avuto la formazione, l'occasione più pericolosa. Intanto tenta di andare via Broten Leo, ottimo il recupero da parte di Mi Monaco. Tanto fallo da parte di Arcas Marin Juan Pedro. Riparte veloce il possesso da parte della formazione in maglia celeste. Bellissimo l'anticipo sul lancio lungo da parte di Gianati. Ancora Vinci Construction subisce un fallo. Il Gomes Maya Marcelo, quindi riprendiamo con un possesso per la formazione in maglia nera della Vinci Construction. Ora sempre palla, insistono sulla fascia sinistra i giocatori in maglia nera. Ottimo pallone intercettato da parte della Mi Monaco. Ancora sempre possesso palla della formazione in maglia celeste. Vediamo che controlla ancora Ribeiro Pimentel, Joao Paulo, il capitano di questa formazione. Tentativo bellissimo, il passaggio filtrante a Lima Miranda. Tanto ottimo il pallone recuperato però in cespica, ed è proprio l'ultimo il tocco da parte di un giocatore della Vinci Construction. Quindi riprendiamo col possesso da parte della formazione in maglia celeste della Mi Monaco. Passati intanto 8 minuti spaccati di questa prima frazione di partita, punteggio ancora di 0-0, ma comunque la gara è abbastanza piacevole e direi anche piuttosto scoppiettante. Ancora sempre il possesso palla da parte della formazione in maglia celeste. Ancora tentativo di passaggio, però niente da fare. Pallone che viene controllato agilmente da parte dell'estremo difensore Da Silva Machado. Ancora sempre possesso palla, vediamo che si alza la pressione della formazione in maglia celeste. Ancora controllo da parte di Gianati. Sempre al centro per Marquez Rodriguez. Ancora cambia lato, tenta di darla al centro. Vediamo che si accentra il giocatore. Trova spazio la Vinci con Zinu. Arriva fino all'estremo difensore della Mi Monaco, Boutaleb Sami. Quindi riprendiamo col possesso da parte di Mi Monaco. Passati 9 e 16 di questa prima frazione di partita, ancora punteggio di 0-0, però gara che sta piano piano aumentando di ritmo qui allo stadio Louis II di Monaco. Ora fanno girare il pallone, sempre il controllo da parte di Serrano, Serra Ugo. Ora buono il controllo, scarica indietro per Da Silva Antunes. Ancora controllo di Lemos Duarte, sempre Pinto Ferreira. Ora tenta l'1-2, ottima la chiusura da parte di Arcas. Andiamo a fondo sulla fascia destra da parte di Fossali Tribo. Tanto buona e capisce l'intenzione del giocatore della Vinci Construction, quindi possesso che torna nei piedi della formazione in maglia celeste. Ancora 0-0 tra le due formazioni qui allo stadio Louis II. Intanto, come potete vedere, il sole è calato e peraltro abbiamo anche una bellissima visuale che sicuramente anche il nostro cameraman, il nostro Mathieu, sta decisamente gradendo, ma credo che anche voi amici a casa lo stiate gradendo. Intanto ancora possesso palla per Mi Monaco. Andiamo ancora lo scarico indietro. Parte sempre, avanza la difesa e alza tutto il baricentro la formazione della Mi Monaco. Tanto ottimo passaggio per De Almeida, tenta il cross,
tanto respinta da parte di Arcas Marin, che mette in fallo laterale, quindi riprenderemo con un possesso ancora per la formazione in maglia celeste, che come potete vedere, a parte i primi tre minuti, ha saputo reagire e anzi sta conducendo per ora la maggior parte del possesso palla di questa prima fase. Ora lancio lungo sempre per Arcas, sempre rimessa laterale a favore della formazione della Mi Monaco. Vediamo come avanza anche tutto il baricentro della formazione in maglia celeste, sempre decide di cambiare la fascia. Tanto ancora pallone che rimpalla. Abbiamo sempre controllo da parte di Mi Monaco con Serrano. Abbiamo intanto ottima la chiusura, intanto c'è, viene segnalato anche da parte dell'assistente dell'arbitro che la rimessa laterale è a favore della formazione della Vinci Construction. Quindi vediamo che si riprende con un calcio di punizione a favore della Vinci Construction. Vediamo come riavanzano tutto il baricentro della formazione in maglia nera. Tanto lancio lungo, sempre colpo di testa di Broughton. Tanto perdono ancora il pallone i giocatori della Vinci Construction. Riparte il possesso Mi Monaco. Controlla da Silva Antunes. Sempre scambio per Serrano Serra. Tanto lancio lungo in diagonale, non controlla il meglio il giocatore della Mi Monaco, quindi riprendiamo con una rimessa laterale per la Vinci Construction, con rimessa battuta da parte di Fernandez, quasi da Sousa Cardoso Rafael. Sempre il controllo ancora da parte di Mota. Ancora arriva, avanza e arriva e chiama anche per un eventuale appoggio l'estremo difensore. Avanza sempre il pallone da parte della Vinci Construction. Cerca intanto un'ottima triangolazione. Ottimo l'anticipo di Da Silva Antunes. Vediamo che però il pallone rimane sempre per la Vinci Construction. Intanto pallone dato al centro, però niente da fare, ottimo l'intervento da parte di Boutaleb Sami, quindi riprende il pallone per la Mi Monaco. Intanto tra pochi secondi scoccherà il 14° minuto di questa prima frazione di partita qui allo stadio Louis II de Monaco. Lo ricordiamo ancora una volta, finale della 46esima edizione del Challenge Prince Rainer III, peraltro il papà del principe Alberto II, che è presente qui in tribuna ad assistere a questa partita. Peraltro, come abbiamo ricordato, questa è una partita molto importante, ma anche un anno ancora molto importante per tutta la famiglia Grimaldi. Infatti quest'anno ricade proprio il centenario della nascita proprio del papà del principe Alberto II di Monaco. Ancora diamo Mi Monaco, tenta ancora un cross che riesce a liberarsi Cardoso Machado, però pallone fuori, quindi niente da fare. Riprendiamo con un possesso per la Vinci Construction. Tanto opta l'estremo difensore Da Silva Machado Bruno per un calcio di rinvio. Pallone che arriva nei pressi di metà campo, buono stop di petto da parte di Arcas Marin. Ancora cercano uno spazio sulla fascia sinistra i ragazzi in maglia nera. Tanto ottima la chiusura da parte di Cardoso Machado e di Lemos Duarte, giocatori della Mi Monaco. Tanto ancora possesso palla. Abbiamo sempre il controllo da parte di Correa da Fonseca. Tanto scarico per Serrano Serra. Ancora giro palla dei ragazzi in maglia celesta.
Tanto scorre il cronometro, entriamo in questo momento nel 16° minuto di gara. Partita che sta aumentando di ritmo, ma soprattutto vediamo che stanno iniziando anche ad aumentare quello che sono le spinte e chiaramente anche l'intensità delle due formazioni in campo. Tanto ancora un'ottima occasione, riesce all'ultimo a crossare il pallone Lima Miranda. Pallone che taglia tutta l'area, però viene ricontrollato da parte della Vinci Construction con Sousa Cardoso. Tanto ricordiamo anche a tutti gli amici telespettatori che dopo questa finale le attività del Challenge Prince Rainer III non si chiuderanno quest'oggi. Il 24 e il 25 di giugno si disputerà qui all'Espace Saint-Antoine, qui a Fonvieul, nel Principato di Monaco, l'edizione 2023 dell'Euro Cup organizzata dal Challenge Prince Rainer III in collaborazione con la FEFS. Lo ricordiamo, manifestazione di futsal AMF, calcio 5 indoor, regolamento AMF, anche col patrocinio dell'Association Mondiale di Futsal, come detto anche organizzato dal Challenge Prince Rainer III, che vedrà l'arrivo qui nel Principato di sei formazioni da sei nazioni differenti. Chiaramente una di queste sarà la formazione di casa della Méditerranée di Monaco. Tanto pallone messo a lato, quindi si riprenderà con un possesso da parte della formazione della Mi Monaco, quindi no, il direttore di gara, il signor Wender, quindi ha segnato un calcio di punizione per la formazione in maglia celeste, che riparte ancora con il suo possesso palla. Da Silva Antunes, controlla Lemos Duarte, lancio lungo sulla fascia destra, intanto tenta l'1-2 con Pinto Ferreira. Tanto ancora ottimo il controllo da parte della Vinci Construction. Si alza il baricentro della formazione e la linea di pressing per la formazione in maglia celeste. Ancora ottimo passaggio sulla fascia destra. Tanto ancora giro palla. Vediamo che avanza ancora. La ridà di prima ancora Gianatti, riesce a trovare spazio la formazione della Vinci Construction. Arcas Marin, pallone al centro, tanto sempre pallone sulla, intanto ottima il tackle da parte di Mota Ivan. Tanto ancora pallone che riesce a essere crossato dalla Vinci Construction. Ottimo il colpo di testa da parte di Broughten Leo. Tanto una deviazione da parte della difesa della Mi Monaco. Quindi riprendiamo con il primo corner di questo match, che verrà battuto da parte della Vinci Construction da Gianatti. Tanto pallone che taglia tutta l'area, ma non riesce a essere controllato da nessuno. Tanto scorre il cronometro, entriamo nel 20° minuto qui allo stadio Louis II di Monaco, ancora 0-0, ma squadre che ci stanno facendo vedere anche un ottimo spettacolo calcistico. Quindi avanza ancora il pallone della formazione in maglia celeste, ancora riesce a liberarsi, sempre il tentativo da parte di Serrano, tanto ottima chiusura da parte della Vinci Construction, bellissimo il 1-2, controlla ancora Fossoli, tenta di andare via, bellissimo anche l'anticipo da parte della difesa di Mi Monaco con Da Silva Antunes. Quindi ancora pallone che avanza per la Mi Monaco. Porta avanti e si ferma col possesso palla Correia da Fonseca.
Ora scarico per Ribeiro Pimentel, il capitano di questa formazione della Mi Monaco. Tanto colpo di testa a respingere da parte di De Freitas. Mendes, tanto diamo ancora il... riesce a mantenere il possesso la formazione della Vinci Construction. Ancora tenta di andare via. Diamo che in ciampa e tutto è corretto per il direttore di gara, il signor Vender, però diamo che ferma il gioco per sicurezza, c'è il giocatore a terra della Vinci Construction, il numero 11, Zino Vali. Quindi diamo il direttore di gara che si sincera. Il numero 17, Gomez Maia, è remplacé par il numero 10, Hugo Macedo da Silva. E intanto prima sostituzione per la Vinci Construction, esce il numero 17, Gomez Maia, Marcelo José, ed entra il numero 10, Macedo da Silva, Ugo. Quindi primo cambio da parte della formazione della Vinci Construction quando siamo arrivati a, abbiamo ed entrati abbondantemente nel 22esimo minuto di questa prima frazione di partita. Ancora riprende il possesso palla per la formazione della Mi Monaco. Ora possesso palla con da Silva Antunes. Ancora scarica per Lemos Duarte. Tanto come potete sentire ci sono tantissimi cognomi di tanti ragazzi anche di origine portoghese, anche se fondamentalmente sono tutti ragazzi che sono qui, sono fondamentalmente di seconda generazione perché sono quasi tutti nati nel Principato di Monaco. Tanto ancora viene atterrato il giocatore della Mi Monaco e a questo punto ci sarà una punizione dalla, siamo a 6 metri abbondanti dalla linea, dalla linea dell'area. Andiamo sul pallone il numero 3, Gianati Sofian. Quindi prima punizione di questa partita e prima occasione decisamente pericolosa per la formazione della, anzi seconda per la Mi Monaco. Tanto pallone che va abbondantemente sopra alla traversa da parte del, dell'estremo difensore da Silva Machado Bruno. Quindi riprendiamo con un calcio di rinvio da parte dell'estremo difensore della Vinci Construction. Seconda occasione da parte della formazione della Mi Monaco, ma vedremo un attimo chi avrà la meglio in questo match, in questa finale. Ricordiamo che in caso di parità si procederà alla, si dovrebbe procedere immediatamente alla disputa dei calci di rigore. Tanto ancora avancia Vinci Construction, tanto ottima la chiusura su Broughten Leo. Tanto ancora cambio Serrano. Parte il possesso ancora per la formazione della Mi Monaco. Ora lancio lungo, sempre il controllo da parte del, di Vinci. Tanto tackle energico da parte di Lemos Duarte. Tanto c'è una situazione di fallo in attacco. Quindi riprendiamo col possesso da parte della Vinci Construction. Entriamo nel 25esimo minuto qui nella bellissima cornice dello Stade Louis II de Monaco. Davvero una cornice davvero di grande prestigio per la finale del Challenge Prince Rainer III. Ricordiamo il campionato interno del Principato di Monaco riservato alle Enterprise, le aziende che hanno sede qui nel Principato. Quindi ancora il controllo, abbiamo ottima la chiusura ancora da parte della Mi Monaco.
tanto perde il pallone ancora Pinto Ferreira, sempre ancora scarico, abbiamo ancora il possesso da parte della formazione in maglia nera, controlla ancora l'estremo difensore da Silva Machado, vediamo che allarga per Gianati, la ridà di prima ancora per De Freitas. Tanto siamo alla metà di questo 26esimo minuto, partita che sta entrando decisamente nel vivo di questa prima frazione, squadre che piano piano stanno aumentando decisamente di ritmo e tutto sommato, pur questo lo ricordiamo, è un campionato aziendale, fondamentalmente stiamo anche vedendo un ottimo spettacolo calcistico qui questo terreno decisamente glorioso che ha visto davvero la scrittura di tante pagine della storia del calcio europeo, ma penso anche mondiale. Intanto riesce a crossare, però troppo lungo, ancora Lima Miranda. Tanto pallone fuori, quindi riprendiamo col possesso da parte della Vinci Construction. Peraltro davvero complimenti, un'ottima tecnica di fraseggio da parte di Lima Miranda. Ancora sempre questo rimessa laterale, ancora ottimo pallone ricontrollato da parte di Mi Monaco. Abbiamo chiuso ancora Pinto Ferreira. Intanto pallone che si viene rigiocato da parte della Mi Monaco. Ancora avanza, sempre cerca il passaggio filtrante ma non riesce a mantenere il possesso Lima Miranda. Quindi subito una rimessa laterale, ottima sponda di spalla di Arcas Marin. Tanto ottima ancora la chiusura da parte di Lima Miranda. Vero, squadre che finora non mi sembra che si stiano aprendo troppo. Comunque finora le difese mi sembra che stiano decisamente tenendo, quindi niente di per ora, niente, due occasioni ma realmente pericolosa, posso dire che ce n'è stata soltanto una in questa partita. Intanto ottimo anticipo da parte di Serrano Serra. Tanto ancora pallone rimesso in rimessa laterale, verrà battuto da parte di De Almeida Charles. Tanto mi sa che si preparerà anche un'altra sostituzione per la formazione della Mi Monaco. Tanto ancora ottimo anticipo da parte della formazione in maglia nera, però niente da fare, quindi rimessa laterale. Intanto vediamo che ci sarà la prima sostituzione per la formazione della Mi Monaco. Quindi sostituzione. Quindi vediamo che entra il numero 16 Marquez da Silva Arthur ed esce il numero 10 Pinto Ferreira Leandro. Quindi finora un cambio per parte tra le formazioni della Mi Monaco e della Vinci Construction. Tanto pallone scagliato fuori. Ora rimessa laterale battuta da parte della Vinci Construction. Tanto ancora va a intervenire fallosamente il numero 7 Gianati Salim. Quindi riprendiamo con una rimessa laterale a favore della
Formazione in maglia celeste, intanto è scoccato il 30° minuto, ma adesso tra poco scoccherà anche il 31° minuto. Tanto tenta di andare via Correa da Fonseca, peraltro subisce un fallo. Punizione, siamo a 7 metri avanti, intanto ancora pallone davvero pericoloso, si gira e tira subito di prima Cardoso Machado, difesa della formazione della Vinci Construction che sembrava abbastanza sorpresa di questo passaggio, che sembrava quasi che non si potesse aspettare. Infatti vediamo che si batterà questo primo corner anche per la formazione in maglia celeste della Monaco. Pallone al centro, ora deviazione, niente da fare, quindi riprendiamo con un possesso ancora a favore della formazione in maglia nera della Vinci Construction. Buona azione in maglia celeste che sta continuamente spingendo e sta cercando sempre più soluzioni. Tanto vedo che c'è ancora un po' di movimento tra le panchine, quindi penso che potremmo assistere ancora a qualche sostituzione prima della fine di questo tempo. Sì, infatti vediamo che c'è un giocatore della Mi Monaco che si sta avvicinando alla linea del quarto uomo. Ancora sempre possesso Mi Monaco, Lima Miranda ancora al centro, sempre 1-2 con Da Fonseca, ancora sempre la respinta di prima di Correa. Tanto c'è un cambio, quindi diamo che entra Dragon Clement. Quindi Dragon Clement entra e si posiziona nella linea di attacco e vediamo che esce il numero 3 Giannati Sofian, comunque dopo un'ottima prima frazione di questo primo tempo qui allo stadio Louis II. Tanto ancora riprende il possesso Vinci Construction, Zinu. Vediamo che continua a insistere sulla fascia destra. Ancora ottimo l'anticipo da parte della difesa della Mi Monaco. Sempre controlla Vinci con Marques Rodriguez. Ora un lancio lungo, sempre pallone al centro. Diamo Vinci Construction, niente da fare, rete annullata. C'era il giocatore in maglia 2 Fossoli Tribo che era in chiara occasione di fuorigioco, quindi segnalato a questa irregolarità, però penso che era abbastanza netta. Intanto un altro cambio per la Vinci Construction, entra il numero 15 Esteves Ferreira Manuel Joaquin ed esce il numero 21 Marques Rodriguez. Intanto riprendiamo col possesso ancora per la formazione della Mi Monaco. Tanto sempre un caloroso saluto a tutti gli amici telespettatori che ci stanno seguendo. Lo ricordiamo, gara trasmessa in diretta da Monaco Style TV in collaborazione con Swiss World TV. Quindi lo ricordiamo ancora una volta, un saluto caloroso a tutti, ad Alexis alla regia e al nostro Matteo alla telecamera principale, quindi grazie a tutti i collaboratori che rendono possibile questa bellissima diretta qui dal bellissimo palcoscenico dello stadio Louis II. Siamo qui nel Principato di Monaco, lo ricordiamo, quartiere di Fonvieul. Ancora possesso da parte di Mi Monaco, tentativo di cross, ancora gancia, ma deve essere spazzato il pallone da parte di Ribeiro
scusate, da parte del numero 11 Zino Valì. Tanto maggior parte del possesso, ancora provano e qui mi sa che c'è tutto esattamente, quindi viene atterrato il giocatore della Mi Monaco. Bellissima triangolazione, ha dato un attimo, il signor Werder ha dato un attimo di vantaggio, però il giocatore era lanciato a rete e l'occasione fallosa è stata abbastanza netta. Quindi vediamo a questo punto questa punizione e vediamo che il pallone si avvicina sempre più alla linea dell'area di porta della Vinci Construction. Un po' di discussione sulla posizione, però vediamo che siamo a credo un 4 metri abbondanti dalla linea dell'area, però questa inizia a essere una posizione abbastanza pericolosa per alcuni tiratori della formazione della Mi Monaco. Vediamo sul pallone che ci sono più giocatori della formazione in maglia celeste. Vediamo che c'è Dragon Clement e anche il numero 18 Correia da Fonseca. Abbiamo un punto finta, ancora parte, però punizione abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Onestamente anche una finta che non è stata proprio delle più veloci, però va bene così, importante comunque averci provato. Tanto metà di questo 37esimo minuto qui allo stadio Louis II de Monaco. Pallone recuperato da parte della Mi Monaco. Ora controlla Ribeiro Pimentel. Tanto ottimo pallone riconquistato da parte di Vinci Construction. Arriva in rimorchio sempre Mota. Pallone al limite dell'area che viene riconquistato da parte della Mi Monaco. Sempre allarga, ancora ricontrolla Lima Miranda, sempre il controllo di Lemos Duarte, ancora possesso palla da parte della Mi Monaco, ci prova sempre sulla fascia destra la formazione in maglia celeste, ottima però la deviazione in corner da parte di Dragon Clement, che comunque da quando è entrato sta facendo anche una buona prestazione a livello difensivo, però ancora un nuovo corner per la formazione della Mi Monaco, che in questa fase sta avendo sempre più occasioni pericolose. Tutto pronto per questa battuta di questo calcio d'angolo, scocca il tiro, pallone che tenta la sorpresa di una palla a rientrare, però abbondantemente fuori. Entriamo nel 39esimo minuto di gara, partita che sta entrando letteralmente nel clou di questa prima frazione, sempre più combattuta tra Mi Monaco e Vinci Construction Monaco. Punteggio finora a reti inviolate di 0-0 qui sul terreno del Louis II di Monaco. Ora una rimessa laterale battuta da Mi Monaco. Lemos Duarte, lancio lungo con la mano a cercare ancora Cardoso Machado, però riesce a trovare i piedi del fantasista della Vinci Construction, Macedo da Silva Ugo. Tanto ottimo il controllo da parte di Vinci Construction. Tanto ancora un tiro, anche se centrale, che viene parato facilmente da parte di Boutaleb Semi. Tanto scocca il 40esimo e arriva il duplice fischio, quindi passiamo un attimo alla regia, la linea.
Bene amici telespettatori, torniamo in cronaca diretta qui dallo stadio Louis II de Monaco. Primo tempo tra Mi Monaco e Vinci Construction di Monaco, che si è concluso sullo 0-0. Diverse le occasioni da entrambe le parti, più da parte della formazione della Mi Monaco, però comunque sul terreno di gioco dello stadio Louis II le squadre hanno dimostrato comunque un ottimo equilibrio. Quindi stiamo a vedere quello che sarà il responso della partita. Comunque una gara comunque estremamente gradevole, un buon spettacolo calcistico degno di una finale. Peraltro lo ricordiamo, sono presenti anche diverse autorità sul palco d'onore, quindi tante autorità vicine al presidente del Challenge, Prince Rainer III di Monaco. Peraltro tutte anche vicine le autorità del palazzo, infatti è presente proprio anche di persona il principe Alberto II. Tanto possesso palla che riprende nei piedi della formazione del Mi Monaco, ma ancora allarga De Almeida, sempre pallone al centro, ottima, arriva in scivolata, sempre appoggio ancora da parte del giocatore in maglia 7, Costa, Leite, José Eduardo. Tanto ancora pallone a campanile, andiamo, ottimo lo stop di Arcas Marin. Tanto riconquista il pallone la formazione del Mi Monaco. Ancora controlla ancora il pallone sempre De Almeida, Charles. Da Silva Antunes, vediamo che allarga ancora per Lemos Duarte, ancora lo scarico per il giocatore in maglia numero 8 della Mi Monaco. Ancora avanzano sulla fascia destra, pallone al centro, ancora pericolosissima azione per la formazione della Mi Monaco. Ottima la chiusura da parte di Sousa Cardoso. Quindi possesso palla ancora per la formazione della Mi Monaco, che avrà a disposizione un altro corner. Ancora pallone al centro, ottimo l'anticipo di testa da parte della difesa della Vinci Construction con De Freitas Mendes. Quindi pallone fuori e rimettiamo questa palla con un rinvio da parte dell'estremo difensore della Vinci Construction, da Silva Machado Bruno. Ancora Vinci Construction, bellissimo stop a orientarsi da parte di Sousa Cardoso Rafael. Avanza ancora fino a quasi alla metà campo il pallone, decide di ridarlo indietro. Tanto ancora buono l'anticipo da parte del giocatore della Mi Monaco. Finora reti inviolate, ma comunque stiamo vedendo una partita anche abbastanza scoppiettante. Comunque lo ribadiamo, buonissimo spettacolo calcistico, peraltro una finale che ha tanto significato ed è molto importante per tutte le autorità che sono presenti. Tanto ancora il possesso da parte della Mi Monaco, vediamo che va via, riesce a trovare un'occasione pericolosa, arriva in area e vediamo che viene fermato ancora, ma incredibile il tiro fuori da parte di Serrano Serra. Tanto c'è un po' di protesta, quindi è stato atterrato Cardoso Machado, ma l'intervento da parte del direttore di gara, il signor Werder Vras, è stato giudicato completamente regolare. Quindi riprendiamo con un possesso da parte della formazione della Vinci Construction.
Lancio lungo da parte dell'estremo difensore, da Silva Machado. Ora Vinci Construction che cerca spazio con Arcas Marin. Tanto pallone fuori e riprendiamo con un possesso per la Mi Monaco. Gara decisamente gradevole e ritmo che piano piano sta aumentando sempre di più in questa seconda fase di partita. Ancora un lancio lungo, abbiamo ancora l'anticipo da parte della formazione in maglia nera. Optano per un retropassaggio all'estremo difensore. Ancora sempre il controllo, bellissimo anticipo da parte di Zinun. Tanto pallone fuori, ancora in possesso della Vinci Construction. Ancora pallone, vediamo, messo a lato da parte della formazione in maglia celeste. Ancora vediamo che avanza la manovra della Vinci Construction, ha cercato spazio ma niente da fare per Esteves Ferreira. Quindi ancora Mi Monaco in possesso palla. Andiamo sempre, intanto un tiro cross davvero pericoloso da parte di De Almeida Charles. Diciamo che questo era, secondo me non si è capito bene se era un tiro o un cross, ma comunque un salvataggio abbastanza in extremis da parte dell'estremo difensore da Silva Machado. Tanto ancora un pallone che taglia letteralmente tutta l'area. Ancora una controrimessa, uscita di pugni, intanto ancora un tiro scagliato da parte della Mi Monaco. Ancora formazione in maglia celeste in sottonumero. Diamo chiusura regolare per il direttore di gara su Arcas Marin. Tanto aia, un intervento abbastanza deciso su De Freitas Mendes. Quindi una punizione a favore della formazione della Vinci Construction. Non controlla il pallone e che viene rimesso fuori. Ancora rimessa laterale, sempre ottimo l'anticipo di Esteves Ferreira. Ancora una rimessa laterale, avanza la formazione della Vinci Construction. Vediamo che avanzano fino alla tre quarti, chiuso Broughten. Tanto riparte il possesso ancora di Mi Monaco, difesa della Vinci Construction lievemente sbilanciata, ancora sempre pallone pericoloso dentro l'area che però viene riconquistato da parte della Vinci Construction. Ricordiamo ancora una volta finale che vede attualmente le squadre a reti inviolate, 0-0 tra Vinci Construction e Mi Monaco. Tanto entriamo adesso nel 49esimo minuto di questa gara. Ancora sempre il possesso da parte della Vinci Construction. Tanto ottimo lo stop, tentativo, sempre allunga il pallone.
Andiamo, riparte ancora il possesso da parte della formazione in maglia celeste. Quindi riprende il possesso palla da parte della Mi Monaco. Avanzano ancora i giocatori in maglia celeste. Ancora controllo da parte di Marquez da Silva. Sempre il controllo ancora di lancio lungo di da Silva Antunes. Tanto protegge il pallone con il corpo De Almeida Charles. E riprendiamo ancora con un altro pallone rimesso a lato da parte della formazione della Mi Monaco. Con la rimessa laterale da parte di Ribeiro Pimentel. Ancora sempre pallone che si avvicina all'area di porta. Vediamo che decide uno scambio sulla zona di campo meno controllata dai giocatori della Vinci Construction. Tanto pallone indietro ancora per Ribeiro Pimentel. Sempre scarico per da Silva Antunes. Ancora allarga e decide di passare al centro. Incredibile pallone che fa letteralmente la barba al palo da parte di Cardoso Machado. Quindi riprendiamo con una rimessa dal fondo da parte dell'estremo difensore della Vinci Construction, da Silva Machado. 51 i minuti giocati sul terreno di gioco dello stadio Louis II di Monaco. Niente da fare, pallone fuori. Lo ricordiamo, partita che ha una durata di due tempi da 40 minuti. Tanto penso che potrebbero esserci ancora altre sostituzioni. Esattamente, quindi vediamo che per la Vinci Construction esce il numero 7 Gianati Salim ed entra il numero 13 Fernandez Costa Vitor Joachim. Quindi un altro cambio per la formazione in maglia nera della Vinci Construction. Riparte ancora il possesso per Mi Monaco. Siamo nel 52esimo minuto di partita qui nella bellissima cornice dello stadio Louis II de Monaco. Ancora possesso palla. Abbiamo sempre un pallone che non viene controllato al meglio da parte dei giocatori. Intanto ancora c'è un mezzo pasticcio, ancora sempre conclusione abbondantemente fuori. Quindi si riparte ancora col possesso da parte della formazione in maglia azzurra che recupera. Se giocassimo un po' ai punti di questo secondo tempo, abbiamo visto che la formazione della Mi Monaco sta continuando a insistere, sta continuando a cercare soluzioni pericolose. E se fosse un altro sport come il pugilato, finora ai punti decisamente vincerebbe la formazione della Mi Monaco. Però questo è il calcio e finora non ci sono state reti. Intanto viene contestato un possibile fallo ai danni di Broughton Leo della Vinci Construction. Finora comunque anche posso dire abbastanza esemplare e comunque estremamente equilibrato anche l'arbitraggio da parte del signor Werder Brass. Tra l'altro lo ricordiamo, anche un direttore di gara internazionale di calcio 5 AMF che dirigerà anche le gare della prossima AFEFS Eurocup che si terrà proprio qui nel
Principato il prossimo 24 e 25 di giugno. Tanto ancora sempre Mi Monaco, diamo la chiusura da parte di Sousa su Lima Miranda. Tanto proprio ultimo tocco da parte del giocatore del Monaco. Quindi riprendiamo col possesso per vincere il Construction. Intanto quando si sta per chiudere anche questo 53esimo minuto, quindi entriamo nel 55esimo minuto di gara. Intanto aia, un fallo, vabbè, si va a scusare in maniera estremamente simpatica e comunque sportiva Zinu sull'estremo difensore Duarte Márquez. Gara tutto sommato che abbiamo potuto vedere, giocata con un ottimo fair play da parte delle due formazioni, non ci sono stati episodi degni di nota negativa, quindi finora una gara comunque ben giocata. Ovvio che poi i falli ci possono essere, stiamo sempre parlando di calcio e ci mancherebbe altro. Tanto vediamo che c'è un giocatore a terra della Mi Monaco. Quindi si rialza il numero 11, Ribeiro Pimentel. Tanto ancora un mancato controllo da parte di Zinu. Tanto c'è un altro cambio, vediamo che esce il per Vinci Construction il numero 15 Esteves Ferreira Marco Manuel Joachim e entra il numero 14 Almeida Ferreira Agostinho. Riprende il possesso ancora per Mi Monaco, ancora controlla il pallone, sempre tentano di costruire, buon muro difensivo di Pinto, scusate, da parte di Macedo da Silva. Ancora Vinci Construction. Abbiamo il pallone ricontrollato da parte di Cardoso Machado. Ottimo pallone, sempre giocato in avanti per Márquez da Silva. Sempre Mi Monaco. Ancora lancio lungo in diagonale, però c'è esattamente un fallo di mano commesso da parte di Sousa Cardoso. Quindi sarà una punizione. Vediamo la battuta. Tutta velocissima da parte di Mi Monaco. Tanto c'è un corner assegnato alla formazione della Mi Monaco, che a questo punto avrà un'occasione decisamente ghiotta. Scocca il tiro, parte ancora il pallone al centro. Abbiamo sempre il pallone giocato da parte di Monaco. Tenta il pallone, lo scarico filtrante, niente da fare, ottima la chiusura da parte di Fernandez Costa. Quindi riprendiamo col possesso da parte per la formazione della Vinci Construction. Lancio di Fernandez Costa. Ancora pallone fuori, vediamo che riprende il gioco, sempre scarico per il Mi Monaco, possesso con da Silva Antunes, vediamo che avanza con Correa da Fonseca, ancora sempre stoppa Lima Miranda,
Vediamo che continuano a giocare in avanti i ragazzi in maglia celeste. Trovano lo spazio, ancora botta al limite, pallone davvero deviato in extremis da parte dell'estremo difensore della Vinci Construction, da Silva Manciado. Era stato ravvisato un fallo precedente, quindi si riprende con un calcio da parte della formazione della Vinci Construction. Tanto ci stiamo, e anzi siamo entrati al 60° minuto di questa partita. Punteggio di 0-0, abbastanza incredibile questo equilibrio da parte di queste due formazioni in questa finale, peraltro giocata su un terreno semplicemente un palcoscenico davvero di grande eccezione. Tanto buono l'anticipo da parte della Vinci Construction. Ancora controllo da parte di Fernandez Costa. Abbiamo ancora la chiusura, sempre il controllo De Almeida. Tanto ancora fallo in attacco commesso da parte di Dragon Clement ai danni di un giocatore della Vinci Construction. Quindi riprenderemo con una punizione a favore della formazione della Mi Monaco. 61° minuto di gara. Ancora meno, circa 18 minuti e mezzo di gara ancora da giocarsi qui al terreno del Louis II. Se tutto è confermato secondo quello che è il programma, in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore, ma ci auguriamo che il responso del rettangolo di gioco possa arrivare prima dell'ottantesimo minuto. Lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto: gara della durata di due tempi da 40 minuti di gioco. Ancora rallenta il possesso Mi Monaco con Da Silva Antunes. Ora vediamo che c'è la pressione da parte di Almeida Ferreira. Tanto buona la chiusura di Ribeiro Pimentel, capitano della formazione della Vinci Construction. Ancora sempre Vinci Construction che tenta una costruzione. Diamo il pallone giocato in avanti da parte di Arcas Marin. Tanto pallone deviato in rimessa laterale. Vediamo che avanza tutto il baricentro della formazione della Vinci Construction. Ancora ottimo la difesa di Serrano, riconquista il possesso della sfera. Intanto non si intendono i due giocatori, quindi possesso che riprende ancora per la Mi Monaco. Abbiamo il Ribeiro Pimentel. Avanza il possesso con Dragon. Lancio lungo, niente da fare, pallone nelle mani dell'estremo difensore Da Silva Machado. Squadre che, come possiamo vedere, nelle ultime fasi hanno aperto un po' le maglie delle difese, quindi io credo che qualche occasione pericolosa potremmo vederla, e magari vedremo anche la rete che sbloccherà questa gara. Tanto ancora il possesso, respinta di Mota Ivan.
Età del 64esimo minuto, tanto rinvio da parte dell'estremo difensore da Silva Machado. Ancora fraseggiano i giocatori, ancora riconquista la sfera Mi Monaco, ancora manovra offensiva che riparte con De Almeida, ottima la triangolazione, sempre pallone troppo lungo per da Silva Almeida. Quindi riprendiamo con un calcio di rinvio da parte dell'estremo difensore da Silva Machado. Siamo al 65esimo minuto e vedremo se basteranno ancora questi ultimi 15 minuti per assegnare questa finale, primo e secondo posto di questa 46esima edizione del Challenge Prince Rainer III di Monaco. Ora bellissimo il controllo da parte di Zinu, viene atterrato da parte della difesa della B Monaco. Tanto c'è una punizione a favore della formazione in maglia nera. Vediamo che se ne carica della battuta il fantasista Macedo da Silva Ugo. Ora scocca il tiro, diamo sempre pallone controllato, ancora fermato fallosamente il giocatore della Vinci Construction Almeida, Ferreira Agostinho. Quindi punizione dalla tre quarti da parte della formazione della Vinci Construction, e mi sembra che la situazione si sia un pochino riequilibrata da parte delle due formazioni. Tanto mi sa che ci saranno altre sostituzioni. Ancora scocca il pallone, però davvero un tiro abbondantemente fuori quello che abbiamo visto. Tanto sta per rientrare Gianati Salim, lo ricordiamo, i cambi in questo torneo sono assolutamente liberi, come giusto che sia in un campionato amatoriale come questo. Quindi rientra Gianati Salim e esce il numero 3 Sousa Cardoso Rafael, comunque dopo una buona prestazione. 12 minuti e mezzo al termine di questa seconda fase di partita qui allo stadio Louis II de Monaco. Tanto change, un altro cambio. Vediamo che entra il numero 10 Pinto Ferreira ed esce sotto gli applausi comunque dopo una buona prestazione il numero 16 Marquez da Silva Artur. Ancora Mi Monaco in possesso, il pallone scagliato fuori. Andiamo un'altra respinta, sempre rimpallo a centrocampo. Ancora possesso palla che torna nei piedi dei ragazzi della Mi Monaco con da Silva Antunes. Indietro per l'estremo difensore Duartes Marquez. Sempre scarico per Ribeiro Pimentel. Ancora sempre il tentativo di triangolazione, difesa da parte della Vinci Construction. Intanto viene fischiato un offside per la formazione in maglia celeste, quindi niente da fare, riprendiamo con un possesso a favore della formazione della Vinci Construction. Vediamo che chiama tutti in avanti
l'estremo difensore da Silva Machado. Un'altra respinta da parte di da Silva Antunes. Abbiamo sempre pallone giocato dal fantasista Macedo da Silva. Tanto fallo in attacco, quindi riprendiamo col possesso a favore della formazione in maglia celeste. Vediamo a questo punto, ora che entriamo negli ultimi 10 minuti regolamentari di partita, se ci saranno ancora delle possibilità e soprattutto ci sarà la rete che sbloccherà questa finale che dimostra di essere veramente tesa. Tanto diamo il cambio, esce il numero 6 della Mi Monaco, Dragon Clement, e rientra il numero 3, Gianati Sofian. Tanto pallone che taglia tutta l'area e niente da fare, viene, vediamo che c'è un'altra sfera scagliata fuori dal rettangolo di gioco. Sempre possesso palla per la formazione della Vinci Construction. Tanto ancora trova spazio Zinu. Vediamo che arriva fino al limite dell'area. Incredibile pallone. L'azione più pericolosa, per poco pallone controllato e scagliato nella rete da parte di Macedo da Silva, il fantasista della formazione della Vinci Construction, che ha fatto un ottimo taglio in area. Tanto ottimo l'intervento di Duartes Marquez, l'estremo difensore. Quindi riprendiamo col possesso per la Mi Monaco. Metà del 71esimo minuto, ancora 0-0 tra Mi Monaco e Vinci Construction. Diamo sempre il lancio lungo, pallone deviato da parte di Fernandez Costa. Tanto c'è ancora un altro cambio per la Vinci Construction, però vediamo che il cambio verrà effettuato dopo il corner a favore della formazione della Mi Monaco. Sempre tutto il baricentro della formazione in maglia celeste in avanti. Batterà questo calcio d'angolo Gianati Sofian. Pallone che viene giocato, colpo di testa, ancora un altro colpo di testa, però niente da fare. Pallone controllato facilmente da parte di da Silva Machado. Riparte il possesso ancora per la formazione in maglia nera. Andiamo sempre il pallone giocato in avanti, colpo di testa, ancora sempre un altro rimpallo, avanza la manovra della formazione in maglia nera. Andiamo, posizione pericolosa, si avvicinano al limite dell'area. Tanto ancora una buona chiusura di parte di De Almeida Charles. Davvero partita che, ahimè, se andrà avanti di questo ritmo rischia davvero di terminare ai calci di rigore, quindi potrebbero non bastare ben 80 minuti di gioco per definire la vincente di questa finale. Tutto possibile, in 6 minuti e mezzo può succedere veramente di tutto. Ancora pallone pericolosa, però azione veramente sprecata da parte della Mi Monaco con Gianati Sofian. Sempre pallone giocato da parte della Vinci Construction. Diamo il pallone giocato da parte della formazione in maglia nera. Vediamo che avanza ancora Fernandez Costa. Allarga per Zinu Valid. Vediamo che avanza pericoloso al limite dell'area. Tenta un passaggio filtrante che però viene recuperato da parte della formazione della Mi Monaco. Pallone perso nuovamente. Ancora Vinci Construction. Bellissima finta. Si accentra però, è chiuso da ben
5 giocatori che hanno chiuso bene lo spazio per il centrocampista della formazione del Vinci Construction. Ancora possesso palla per Mi Monaco, anza Serrano Serra, tanto lancio troppo lungo che viene ricontrollato da parte di Duartes Marquez. Quindi niente da fare, riprendiamo il possesso ancora per Vinci Construction. Intanto 75esimo minuto di partita, ancora 5 minuti più recupero. È ovvio che ci sono state diverse sostituzioni, un paio di infortuni, quindi ci potrebbero essere intorno ai a occhio e croce intorno ai 3 minuti di recupero, però l'ultima parola, lo ricordiamo, sarà da parte dell'estremo difensore, il signor Werder Brass, direttore di gara di questa finale dell'edizione 2022-23 della finale della 46esima edizione del Challenge Prince Rainer III di Monaco. Tanto ottima la chiusura ancora per Vinci Construction, intanto c'è una sostituzione, Changé, quindi entra il numero 21 Marquez Rodriguez Adriano. E intanto uscirà il numero 13 Fernandez Costa, Victor Joaquim. Tanto ne approfittano per un attimo di pausa anche i giocatori della Mi Monaco. Parte ancora e ottima la chiusura da parte dell'estremo, anzi del difensore. Tanto c'è un po' di discussione. Ottimo, dicevo, buona la chiusura di De Freitas Mendes, però c'è un'ultima deviazione proprio commessa dai giocatori della Vinci Construction, quindi calcio d'angolo battuto da Giannati Sofian. Ora pallone che taglia l'area, vediamo la respinta della Vinci Construction, tanto aia, si è sentito fino a qua il fallo di Ribeiro Pimentel al centrocampo ai danni del numero 14 Almeida Ferreira. Tanto partita che non dico che si sta incattivendo, ma comunque vediamo che le occasioni anche di falli anche lontani un po' dal pallone sono state date. Intanto ancora appoggiato il pallone all'estremo difensore della Vinci Construction, abbiamo il controllo ancora di Marquez Rodriguez, sempre avanza sulla fascia destra con Fossali. Abbiamo ancora il controllo per la Vinci Construction, tanto fallo in attacco commesso da Zino Valì, quindi niente da fare, riprendiamo con un possesso ancora per la formazione in maglia celeste. Sempre possesso ancora per la formazione in maglia celeste. Vediamo che tenta di andare via Serrano Serra. Ancora sempre il possesso per la formazione in maglia celeste. Entriamo in questo ultimo minuto e mezzo regolamentare, poi entreremo nei minuti di recupero. Vedremo quanto di recupero darà il signor Werder Brass. Tanto ancora pallone controllato a centrocampo, però intervento falloso da parte di Pinto Ferreira. Intanto cambio per la formazione in maglia nera della Vinci Construction. Tanto rientra Gomez Maia, Marcelo José, ed esce il numero 3 Sousa Cardoso Rafael. Tanto pallone troppo lungo,
Abbiamo ancora sempre palla riconquistata da parte della Vinci Construction. Tanto Marques Rodriguez, controllo a centrocampo. Ora il fantasista Macedo da Silva. Vedremo se tanto c'è un giocatore a terra per infortunio della Mi Monaco. Pallone sportivamente scagliato fuori dal terreno di gioco. Tanto un cambio per la Mi Monaco. Rientra il numero 6 della formazione in maglia celeste, Dragon Clement, ed esce purtroppo a causa di un infortunio Serrano Serra, che esce dalla parte opposta del rettangolo di gioco, peraltro ancora a terra. Speriamo che non sia niente di troppo grave, però vedo che sta facendo una corsa abbastanza sostenuta il sanitario della formazione della Mi Monaco. Ancora possesso palla per la formazione della Vinci Construction. Tanto abbiamo chiuso questi primi 80 minuti regolamentari a reti inviolate. Entriamo nei minuti di recupero, quindi vediamo questa punizione che verrà battuta da Fossali Tribò. Tanto vediamo che c'è un po' di movimento in aria. Pallone però mi sa... appunto era troppo lungo, però l'estremo difensore, lo ricordiamo, della Duarte Marques ha preferito mettere in corner. Tanto ancora un altro pallone scagliato fuori. Tanto vengono dati 2 minuti addizionali di recupero e poi a questo punto io credo che si procederà alla disputa dei calci di rigore per definire quella che è, se non ci saranno ancora reti, per definire quello che sarà la vincente di questa, di questo match, di questa finale della 46esima edizione del Challenge Prince Rainier III. Lo ricordiamo, associazione che comunque è stata creata per volontà del defunto papà del principe Alberto II nel 1975, per dare una possibilità ai lavoratori di Monaco e a tutti i giovani di avere un'occasione di svago, un'occasione per giocare a calcio e fondamentalmente divertirsi e stare assieme. Tanto ancora Vinci Construction in fase offensiva. A questo punto si alza veramente tutto il baricentro della formazione in maglia nera e si portano tutti nell'area della Mi Monaco. Tanto ancora un colpo di testa pericolosissimo di Mota Ivan, parata da parte dell'estremo difensore, e a questo punto io credo che non mancherà più di tanto al termine dei 40 minuti regolamentari e arriva il triplice fischio e a questo punto sì. Tanto diamo un attimo la linea alla regia per uno spazio.
Bene amici telespettatori, torniamo in diretta. A questo punto proseguiamo con i penalty, 5 penalty per parte, in parte la formazione della Mi Monaco. Quindi rete segnata da parte del numero 18 Correia, da Fonseca, Jonathan Riccardo. Quindi 1-0 per la formazione in maglia celeste. Quindi vedremo adesso che batterà la formazione della Vinci Construction con il numero 11. Quindi Zinu Valid. E ottima battuta peraltro in basso a sinistra, anche se c'è da dire che l'estremo difensore della formazione della Mi Monaco un po' aveva intuito la direzione della sfera di gioco. Quindi vediamo che adesso batterà la formazione della Mi Monaco. Quindi si prepara a calciare il pallone il numero 10 Pinto Ferreira Leandro. Tanto buona battuta a media altezza sulla destra, anche se anche qua l'estremo difensore da Silva Machado aveva un pochino intuito la direzione. 2-1 per ora il punteggio, però deve ancora tirare Vinci Construction il suo secondo penalty con Marquez Rodriguez Adriano. Quindi Marquez Rodriguez contro l'estremo difensore della Mi Monaco. Tanto traversaia! Errore per la Vinci Construction. 2-1 il punteggio. Terzo rigorista per la formazione della Mi Monaco. Quindi batterà questo penalty da Silva Antunes Luis Felipe. E sbaglia clamorosamente anche il terzo rigorista della formazione della Mi Monaco. Tiro abbondantemente sopra alla traversa. Terzo rigorista per la formazione della Vinci Construction, Arcas Marin, Juan Pedro. E pazzesco, sbaglia anche il terzo rigorista della Vinci Construction. Quindi punteggio di 2-1. Un finale semplicemente rocambolesco e pieno di emozioni qui allo stadio Luis II de Monaco. Andiamo adesso il quarto rigorista per la Mi Monaco, il numero 6 Dragon Clement. E buon rigore tirato anche qua, però l'estremo difensore della Vinci Construction aveva un po' intuito la direzione, però quello che conta è il risultato. Quindi 3-1 a favore della Mi Monaco. Quarto rigorista per la Vinci Construction, il fantasista Macedo da Silva Ugo. In caso si segna, si procederà al quinto rigore. In caso verrà sbagliato, a questo punto il
si terminerà qua. E sbaglia qua il rigore e arriva il triplice fischio e che sancisce la vittoria di questo 46esimo challenge Prince Rainer, terzo da parte della formazione della Mi Monaco. Infatti vediamo tutta la festa della formazione in maglia celeste, davvero una buona finale anche se abbiamo visto davvero poche reti. Tanto amici telespettatori, pausa ancora una volta e ci vediamo tra poco per la finale, la premiazione finale. A tra poco.
Bene amici telespettatori, torniamo in diretta qui dal terreno di gioco dello Stadio Louis II di Monaco. Come vedete siamo proprio nelle fasi finali di questa manifestazione. Vediamo a centrocampo le due squadre schierate per la foto ricordo di questa bellissima manifestazione. Adesso entrerà anche sul terreno di gioco il principe Alberto II di Monaco per una foto ricordo insieme anche alle squadre. Davvero una bellissima finale, quella che avete visto poco fa tra la formazione della Monaco e la Vinci Construction. Non sono bastati 80 minuti di gioco per definire la vincente di questa finale con le squadre che hanno dovuto andare ai penalty. Davvero da notare anche un'ottima direzione di gara da tutto lo staff degli arbitri diretto dal signor Werder Brass, che hanno diretto in maniera semplicemente impeccabile, quindi davvero un complimento a tutti. Infatti adesso vediamo che sono entrati nel terreno di gioco anche diverse autorità del Principato di Monaco. Quindi anche una foto d'obbligo con le Dolls Stars, che hanno animato questi bellissimi momenti di pausa che peraltro possono... Monaco Stars, perdonatemi, che hanno animato questi bellissimi momenti. Peraltro i balli delle ragazze potranno essere rivisti successivamente, che verranno caricati sul nostro canale. Tanto foto diritto, come potete ben vedere amici telespettatori. Tanto aspettiamo questi momenti, queste foto di rito con tutti i partecipanti che hanno animato questa bellissima serata prima di andare alle premiazioni vere e proprie. Quindi ne approfitto un attimo per passare nuovamente la linea alla regia prima della premiazione. Amici, torniamo in diretta a questo punto per questa fase conclusiva, clou di questa manifestazione, con la premiazione a questo punto delle squadre. Li vediamo schierate anche le autorità del Principato, c'è anche la principessa Stephanie di Monaco che è presente. Abbiamo anche schierato a fianco Blaise Giffoni, lo ricordiamo, il vicepresidente del Challenge Prince Rainer III, che
Dopo avremo anche il piacere di intervistare e di col quale scambiare anche quattro parole, peraltro sempre gentilissimo, il braccio destro di Christian Michelis. Non è l'unica autorità che è presente, perché è presente anche il presidente del Consiglio nazionale del Principato di Monaco ed è presente anche il ministro degli esteri e dello sport del Principato. Tanto tanto anche premi individuali a giocatori che si sono contraddistinti in questa edizione. Quindi viene premiato anche il altro giocatore che si è contraddistinto in questa edizione. Ce qui est important dans toute compétition, c'est aussi le fair play, donc nous passons à la remise des trophées du fair play pour quindi les nationales et les sports. Pour le fair play, c'est même Monaco, Rony Mar, Rennes, Saint-Gilles, la princesse, Stéphane, on a donné Boris Fitch, Montato, avant de passer à ça, il y a d'abord le meilleur buteur du 7 de Monaco, Anthony Pico, qui est absent. Quindi viene consegnato anche il premio Fair Play. Ovviamente non sono presenti tutte le squadre partecipanti, lo ricordiamo, sono state ben 24 le formazioni partecipanti a questo challenge Prince Rainer III 2022-2023. Quindi viene premiata anche l'Omnium Sport di Monaco. Ricordiamo, formazione che disputa anche le attività del futsal AMF, peraltro che ha disputato anche l'Eurocup nell'edizione del 2022. Omnium Sport comunque anche una formazione che ha sempre dimostrato grande fair play. Quindi premiato anche il campione del calcio a 7, i pompieri di Monaco, quindi viene data la coppa a un rappresentante della formazione. Vai.
E su Rizza via, lascialo là. Amici telespettatori, torniamo alle premiazioni clou di questo challenge, di questa finale del challenge. Vediamo che vengono premiati, viene premiato il gruppo arbitrale, si unisce anche alla premiazione il presidente degli arbitri, il signor Marc Cotella, lo storico direttore degli arbitri. Grazie.
fait le pub à sa fille, t'imagines? Il se sert de l'entreprise pour faire de la pub à sa fille. Quindi viene premiato come miglior giocatore della finale di questa edizione del 2022-23, il giocatore in maglia numero 8 della formazione del Mi Monaco. Quindi veramente un grande complimento. Intanto viene consegnata anche il riconoscimento per la squadra vice campione di questo Challenge Prince Rainer III, la formazione della Vinci Construction. Davvero un'ottima finale, peraltro conclusa ai penalty. Davvero comunque una finale ben giocata, estremamente equilibrata. Poi è ovvio che quando parliamo di penalty parliamo sempre di una lotteria, quindi c'è ben poco da dire. Tanto a questo punto sta per arrivare il momento clou di questa manifestazione, quindi l'atto conclusivo. Poi avremo il piacere di ascoltare il vicepresidente del Challenge, Biagin Giffoni. E a questo punto viene dalle mani del principe Alberto II, viene data la coppa conclusiva di questo dei campioni del Challenge alla formazione del Mi Monaco. Bene, amici telespettatori, a questo punto direi